insomma, abbastanza importante quello che ti attende. Insomma, io dico così per, insomma, per iniziare un periodo di partite. Ovviamente abbiamo visto abbastanza bene, credo, nell'amichevole con il Locarno, e quindi si ricomincia, insomma, pensando di far bene. Sì, sì, sì. Adesso stiamo aspettando che tutti rientrino, perché ci sono ancora in nazionale, però penso che arrivano tutti domani e inizieremo a lavorare sulla partita di domenica a Torino. È una, due settimane, non sei stato complice il fatto che non sei stato in nazionale, però hai potuto più, insomma, mettere un po' più di lavoro nelle gambe. Sì, 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 sì. Abbiamo soprattutto lavorato sulle cose che non sono andate molto bene contro la Roma, e piuttosto questo, perché non abbiamo ancora parlato di Torino. Tra quanto ti vediamo al 100%, e qual è il compagno di squadra che ti ha impressionato di più? Il 100% penso di essere vicino con gli allenamenti, e spero di arrivare più presto possibile. E quello che mi ha impressionato di più, ma c'è Ricky. Già l'anno scorso io non capisco perché tutta la gente non capivi perché lo criticavano, perché aveva, diciamo, una partecipazione alla manovra magari meno, ma quella di quest'anno fa veramente bene. Sì, 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 ma io, si conosci il calcio, anche l'anno scorso quando lo guardavi giocare, io lo trovo delle qualità. Dopo puoi fare gol, puoi sbagliare, certo, certo. Però le sue dribbling, tutti questi ce l'aveva già, quindi io lo trovavo già fortissimo, e anche quest'anno ovviamente ha confermato quello che pensavo di lui. Qual è il tuo punto debole? Cioè, in che cosa ti senti? Calcio, anche in generale, secondo te dove ti senti meno forte? Sono un po' timido, all'inizio devo... Non parlo subito con la persona, poi dopo, quando siamo bene, posso parlare anche troppo, sì. Però prima, se non vieni a parlarmi... Studi un po' le persone. Cioè, no, sei non uno le studio, che... però no, anche qualche volta ho tanto voglia di... Perché la persona mi piace, però faccio fatica ad andare verso la... Certo. Noi ti siamo simpatici? Sì, sì, sì. Meno male, ok. Sì, va meglio bene. Così, vai. Meglio così. Sì, sì. Qual è il tuo punto di forza, invece? Penso il mio carattere, perché... Perché ho cresciuto nelle zone non facilissime, quindi siamo, non solo io, tutti questi che sono arrivati delle quartiere, sì, così sì. Abbiamo un carattere che ci aiuta molto nelle difficoltà. Biani è cresciuto in una balia. Sì, 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 è andato piccolo anche lui, sì. Però sì, anche lui. L'aveva trovato, pensa che l'Inter l'ha trovato a un torneo delle balie. Sì, sì, ma me lo diceva. Incredibile. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...